Oggi il nostro viaggio in Abruzzo si ferma a Scurcola Marsicana, la città della battaglia. Scurcola Marsicana è un borgo abruzzese che sorge alle pendici del Monte San Nicola e si estende su una vasta superficie a oltre 700 metri sul livello del mare, una posizione dalla quale domina la piana dei Campi Palentini, che nell'antichità formava un unico lago con il Fucino. Il nome del borgo deriva dal vocabolo longobardo sculc, posto di guardia. Il primo nucleo abitato sarebbe stato creato dai cittadini di Alba Fucens, trasferitisi sulla sommità del monte in seguito alla distruzione della loro città ad opera di Carlo Danciò. Dante Alighieri parla di Tagliacozzo, ove senza arma vinse il vecchio Alardo. Il poeta, nel descrivere la battaglia svoltasi nell'agosto del 1268 tra le truppe francesi di Carlo Danciò e quelle svedesi di Corradino, cita Tagliacozzo, l'abitato più importante all'epoca dei fatti. Ma la battaglia si svolse in realtà nei Campi Palentini, nello spazio racchiuso tra Scurcola e Maiano. Nella fase iniziale, le truppe mercenarie di Corradino sfondano lo schieramento nemico e inseguono i francesi verso la montagna. Ma il grosso dei francesi è nascosto, secondo uno stratagemma escogitato da Lardo di Valery. Approfittando della lontananza delle truppe sveve, impegnate nel primo assalto, gli angioini attaccano gli svevi, che restano comunque in superiorità numerica. La svolta decisiva avviene con la carica della cavalleria di Carlo Danciò, rimasta sino ad allora celata dietro un colle. 800 forti cavalieri irrompono sui piani e gli svevi, colti di sorpresa, non hanno il tempo di riorganizzarsi e sono presto sopraffatti. Corradino fugge verso Roma e si nasconde nel castello di Astura. Arrestato, viene tradotto a Napoli e decapitato nell'ottobre del 1268. È la fine della potenza sveva e l'inizio della dominazione angioina. Ma un altro avvenimento storico ha segnato questo piccolissimo borgo, la terribile carneficina perpetrata dai piemontesi nella Chiesa delle Anime. Più di un secolo fa, nella notte tra il 22 e il 23 gennaio del 1861, le truppe piemontesi annientarono la popolazione di Scurcola come atto di rappresaglia contro i borbonici, che indomiti non si piegavano. I borbonici fatti prigionieri furono 366 e vennero rinchiusi nella Chiesa delle Anime Sante. È in questo momento che prende il via il terribile eccidio. 89 furono trucidati e altri 277 furono condotti ad Avezzano per poter essere processati, ma non arrivarono mai a destinazione.